Sono Simone e sono un artista, non lo sapevo. Sono uno studente dell'Istituto Marconi di Verona e studio informatica. Descriverai questo progetto con tre parole: cultura, tecnologia e innovazione. In realtà abbiamo trasformato dei tecnici in artisti. Sono Michele e sono un artista. Quest'anno ho scoperto che con la tecnologia posso creare arte avendo la stessa libertà di chi usa il pennello. Il progetto ha coinvolto aziende, istituzioni del territorio e discipline non curricolari. Per le aziende non è solo importante la tecnologia, ma anche il background culturale del mondo. Perché per portare innovazione la sola tecnica non basta. Abbiamo voluto colmare il vuoto nell'ambito artistico facendo produrre arte con il linguaggio che meglio conoscono i nostri studenti, quello di programmazione. Il nuovo pensiero aziendale dovrebbe essere rivolto all'utilizzo completo della tecnologia, sfruttando tutte le possibilità dell'ambito culturale. A scuola mi hanno insegnato che informatica significa linguaggi di programmazione e dati. Non pensavo di poter usare la programmazione per rappresentare una mia idea o una parte di me. Aziendalmente, stimolare i ragazzi a rompere gli schemi per creare qualcosa di nuovo non è stato facile. Ma ci siamo riusciti. Abbiamo fuso informatica, arte, italiano e matematica in un unico progetto. Dopo la prima lezione di arte pensavo questo progetto sarà un flop, ma a quanto pare mi sbagliavo. Creare opere fine a se stesse non ci bastava e allora abbiamo pensato ad una mostra. Ho contattato l'Associazione Culturale di Verona e con il patrocinio della città di San Giovanni del Patotto abbiamo ottenuto lo spazio espositivo. La mostra ha valorizzato sia le opere stampate che un'esperienza multisensoriale in cui i visitatori diventavano protagonisti dell'opera. Io sono anche un artista. Anche io sono un artista. E tu sei un artista?